Il Teramano attende da tempo il completamento con il quarto lotto della superstrada Teramo Mare, che dalla rotonda che chiude il terzo lotto in territorio di Notaresco dovrebbe arrivare a innestarsi sulla statale 16 a Giulianova. Intervento finanziato con 183 milioni di euro e gestito dall'ANAS, con i comuni interessati. Una vicenda su cui proprio l'ANAS ha da poco annunciato che la procedura per la realizzazione dell'ultimo tratto di circa 7 chilometri sta andando avanti. Dopo una lunga e ampia discussione, perché ecco, le nostre comunità, io sono anche sindaco di Notaresco, ecco, non ritenevano quel ponte sopra l'autostrada una cosa positiva per il territorio, era di grave impatto ambientale, si è trovati l'accordo per il passaggio a raso della superstrada e adesso il 28 luglio ecco, l'ANAS ha fatto partire la procedura per il via, visto ecco, l'impatto ambientale, ecco, perciò questo partirà, c'è la conferenza dei servizi per accelerare ecco, tutte le azioni propedeutiche alla progettazione esecutiva e poi alla relativa costruzione. Però una volta che si è già individuati il progetto definitivo, adesso partono tutte le attività propedeutiche alla costruzione dell'ultimo lotto. I nodi relativi alle questioni poste dalle amministrazioni locali sono stati sciolti e quindi non resta che aspettare l'ultima fase progettuale e l'avvio dell'intervento. Adesso bisogna fare ecco, tutte le azioni, il via, le altre autorizzazioni che ci sono per far sì che poi si vada a gara. C'è un commissario straordinario per accelerare le procedure, tant'è che abbiamo 6 mesi di proroga, entro fine anno chiuderemo le procedure per poi partire con la gara pubblica. È importante che questa opera abbia termine perché così porteremo direttamente ecco, dal mare alla montagna e dalla montagna al mare ecco, accorceremo questa distanza tra virgolette naturale.